La KRK Motta vince 3-0 contro la VS Mosca Bruna, Bolzano. Erano fermi da 28 giorni. Quanto era difficile tornare in campo? Tantissimo, perché dopo quello che ci è capitato, guarda, non era facile. Poi allenarsi dal lunedì è stato duro, perché abbiamo ripreso il lavoro fisico e avevo paura per qualche infortunio, che invece non c'è stato, grazie anche al lavoro di Alessio Carraro, che ha tenuto bene i ragazzi dal punto di vista fisico, e siamo arrivati non benissimo oggi, però i ragazzi veramente hanno dato una prova veramente straordinaria stasera, perché non era facile. Hanno approcciato bene la partita, devo fare i complimenti a loro, hanno avuto veramente un atteggiamento, il giusto atteggiamento. È stata una vittoria veramente di prepotenza, i parziali sono stati veramente netti, perché Bolzano non è riuscita ad arrivare nemmeno a quota 20. Vi aspettavate una Bolzano così arrendevole? Ma io credo invece che siamo stati bravi noi a metterli sotto pressione dalla battuta, e poi noi ci siamo allenati in 9, quindi non avendo il ritmo partita, questa settimana abbiamo puntato tutto su questo, battuta e ricezione, e ha funzionato, la battuta ha funzionato, la nostra ricezione anche, e credo che sia stato più merito nostro che demerito di Bolzano, che sapevamo una squadra che in netta ripresa, vista giocare bene ultimamente, però era giusto puntare sulla nostra pressione che dovevamo dare in battuta. I ragazzi hanno fatto veramente una gran partita, anche in difesa non hanno lasciato cadere nulla, e quindi questo loro l'hanno percepito e chiaramente sono andati un po' in difficoltà, quindi credo che è stato più merito nostro che non demerito loro. Questa sera abbiamo visto Mian giocare da posto 4, è una soluzione che riproporrai anche mercoledì in vista della partita con Trento? Ma vediamo, sì, è probabile, ma perché Ricky si allena in posto 4 dall'inizio dell'anno, anche se lui si allena anche da opposto, però lui ha delle qualità che secondo me vanno sviluppate, ha delle potenzialità che credo grosse anche dal punto di vista del ruolo di posto 4, e quindi ora è il suo turno, e gli ho detto che ora deve mettere in pratica quello che ha fatto durante tutti questi mesi, e credo che stasera se l'è cavata più che egregiamente. Grazie mille Coach Lorizio, complimenti per la partita e in bocca al lupo per mercoledì. Grazie e viva il lupo. Strapotere di Motta, che questa sera vince 3-0 contro Bolzano. Io sono con Leo Battista, ci racconti un po' la partita? Ah sì, hai detto tu, abbiamo fatto una gran partita, strapotere, si è visto. Era fondamentale riprendere dopo questo lungo stop, riprendere con una vittoria in casa. E infatti quello che ci ha chiesto Pino era soprattutto di trovare il gioco, il nostro gioco, e penso che si è visto. Oggi era difficile rientrare perché vi allenate insieme da pochissimo tempo, ovviamente dopo aver riscontrato il virus. Cosa ti è piaciuto di più questa sera? Ma sicuramente l'approccio alla gara, che non è scontato. Dopo appunto 3 settimane, 28 giorni che mancavamo in casa, non era scontato approcciare così bene contro comunque una squadra che ha voluto imporre il proprio gioco. Noi siamo stati più bravi proprio per questo, e mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto, proprio l'approccio alla gara. Mercoledì non c'è tempo per riposarsi, perché mercoledì tornate a giocare, c'è il recupero della partita con Trento. Che match ti aspetti tu? Finalmente recuperiamo la partita con Trento, sì. Purtroppo adesso ci aspetta un tour de force praticamente, dove giocheremo ogni 3 giorni. Mi aspetto una partita di alto livello, perché andiamo a giocare contro una squadra molto forte fisicamente e anche tecnicamente. Grazie mille, complimenti per oggi, e ci vediamo tutti quanti domenica alle ore 19. Grazie, buona serata.